Allora, di quello che è successo chiederemo al nostro primo ospite, che è Alessandro Di Battista del Movimento 5 Stelle. Buonasera Alessandro Di Battista. Buonasera. Eccoci qua, noi ci andiamo a mettere qui. Perché lo chiederemo ad Alessandro Di Battista? Perché lei è un tifoso laziale. Sì. No? Mi siedo lì? Che oggi possiamo dirlo che è venuto qui col suo bellissimo pupetto? Sì, no. Il primo mese non ti stacchi mai. Il primo mese si porta sempre appresso il bellissimo pupetto. Sì, tanto. C'è un'aria molto soddisfatta. Sì, un po' stanco perché è un mese che non molto dormo. Molto felice di essere diventato padre. Poi dicono che sbaglio piazze. Perché sono andato a fare un comizio, ho sbagliato piazza, ti credo, un mese che non dormo. Per quel motivo c'è stato quell'errore di piazza. È andato tra i forconi. Esatto. Sembrava quella scena del film di Verdone, che Verdone dice che ha sbagliato festa. Però gli ha fatto piacere il fatto che suo padre il giorno dopo è venuto un po' a riscattarla, diciamo. Mio padre scontrandosi contro questo generale, no, che non so neanche se generale, colonnello forse, Pappalardo, ha fatto che il padre, aveva fondato questo. Adesso che sono padre capisco che si ha sempre voglia di difendere i figli, così. Anche se sono grandi. Grazie a Dio non è successo niente di grave. Però è venuto per quel motivo. Ma comunque è un piccolo imprenditore, mio papà, appassionato di politica, massacrato dalle tasse e ha sempre tanta voglia di lottare. Quindi dice a prescindere, è venuto a prescindere, però già che c'era, dice, difendere mio figlio. È così, dice, è un padre. Senta, allora, lei è un tifoso della Lazio. Tra l'altro era allo stadio l'altro giorno. Ah, proprio era allo stadio. Sì. Che effetto le hanno fatto quelle foto di Anna Frank con la maglietta della Roma? Io, che andavo allo stadio spesso quando ero più giovane, e tuttora mi va di andarci perché a me piace. Sono tifoso, mi piace andare in curva, mi pago io il biglietto. Sono 20 anni, 30 anni che sento cori razzisti da parte di tutti, atteggiamenti violenti, minacce da parte di alcuni ultras nei confronti dei giocatori delle società, ultimamente anche alcuni scandali legati ad alcune società che hanno dato pacchetti di biglietti ad alcuni ultras legati al crimine organizzato, all'andrangheta per fare bagarinaggio. Cioè, per carità, i gesti estemporanei saranno importanti, me lo auguro, però qua un'unica cosa occorre fare. Oggi il ministro dell'Interno Minniti ha detto che appunto si sarebbe dedicato a scoprire i colpevoli certi atti e costoro non devono più entrare negli stadi. Poi certo se sono ragazzini di 13 anni, lì si apre tutto un altro discorso legato alla cultura, all'istruzione, a un discorso di stato sociale che io vedo, prima sentivo Insinna parlare di un odio generalizzato, ed è vero, e per me l'intolleranza a tutti i livelli si sconfigge esclusivamente con lo stato sociale. Solo con lo stato sociale. Cioè lei dice che l'odio generalizzato è dato soprattutto da quella che è una disparità sociale importante. Con questo non voglio giustificare, sto dicendo. Però forse nel caso, diciamo, di chi va a tappezzare la curva sud della Roma. Sono gesti allucinanti. Con gli autodesivi, ma con la foto di Anna Franca. Ma ti fate la Lazio e basta. C'è qualcosa di più. Anche perché ci vanno di mezzo tifosi, famiglie. Io vorrei che lo stadio fosse frequentato dalle famiglie, dai bambini. Però sto dicendo che quello che noto in generale nella nostra società di un aumento complessivo dell'intolleranza, al di là dello stadio, anche fuori, e ritengo che il primo modo per sconfiggere l'intolleranza sia da un lato l'istruzione, ma poi la ricostruzione di uno stato sociale che si sta perdendo, perché negli ultimi anni i diritti che come popolo italiano abbiamo perso, purtroppo, come dire, sono fieno per coloro che vogliono avanti atti di intolleranza. Lei non crede comunque che nella crescita anche di questa intolleranza che effettivamente c'è stata anche... Immagino la domanda. Già capito. C'è stata anche molto fortemente negli ultimi anni. Certi toni politici abbiano senz'altro contribuito. Io credo che il Movimento 5 Stelle, che è in piazza... Anche i vostri, ma non solo i vostri, naturalmente. Io credo che il Movimento 5 Stelle, che è in piazza sempre, abbiamo organizzato, penso, centinaia di attività, senza mai un incidente. E noi abbiamo un merito che ci dovrebbe riconoscere il Paese intero, tutte le forze politiche, di aver incanalato in un percorso di democrazia e di partecipazione una rabbia anche sana, un'indignazione anche sana da parte del popolo italiano. Io sono una persona che utilizza toni forti anche sulla legge elettorale, anche sui regali che vengono fatti alle banche, anche sulla distruzione del lavoro, sul precariato. Certo lo utilizzo in un paese dove molti cittadini sono anestetizzati dal sistema generale partitocratico e mediatico, penso che alzare i toni non sia anche giusto farlo. Ma ricordiamoci sempre quel che ha fatto il Movimento 5 Stelle, ha incanalato una rabbia e un'indignazione sana in un percorso di democrazia e di partecipazione. Ci fosse mai stato un incidente durante un evento del Movimento 5 Stelle.
No, quello certamente no, non dovrebbero sono stati incidenti tutti violenti. Però le voglio fare un esempio, poi torniamo al referendum, certo, e anche naturalmente alla fiducia che è stata comunque oggi messa ancora su cinque articoli. Ci sono i violenti, coloro che azzittano il Parlamento non permettono di discutere neanche una legge elettorale. Però tempo fa, solo per dirle che lei ha fatto appello ad una manifestazione pacifica contro il Rosatellum che si doveva svolgere davanti a Montecitorio, un'altra ce n'avrete domani, peraltro, alle 14 domani, al Pantheon. Però ha dato della cariatide, è una cosa che mi ha colpito, per questo gliela voglio dire. A Casini? No, ha dato della cariatide alla ministra Finocchiaro. Ecco, non pensa che anche questa sia comunque violenza? No. Dire alla Finocchiaro che è una cariatide. Cioè, attaccarla perché è una donna di una certa età. No, perché ma mica cariatide, per quello. Nil Degliotti non è mai stata una cariatide, quindi non c'entra cioè, nulla. Cioè lei non glielo diceva perché era una donna di una certa età. Non mi sarei permesso mai. Gliel'ho detto, come infatti pensavo che lei si riferisse a Casini, altra cariatide. No. Mi riferivo esclusivamente al numero di legislature che hanno fatto, 7-8 legislature. È tempo che se ne vadano a casa. Napolitano per me è un'altra cariatide, che è entrata in Parlamento nel 1953, l'anno della morte di Stalin. È tempo che lasciano fare altre persone, perché per quello che hanno fatto è stata una distruzione totale del Paese e la Finocchiaro è responsabile. Ha messo la fiducia alla Camera su una legge elettorale, ha contribuito a zittire un Parlamento che ha il diritto di potersi esprimere su una legge che riguarda la possibilità di espressione da parte del popolo italiano del diritto al voto, dopo due leggi elettorali incostituzionali fatte dai partiti politici, una dal centrodestra e una dal centrosinistra. Cariatide era soltanto dal punto di vista politico e lo rivendico. Lo rivendica, quindi non aveva nessun riferimento, minimamente, diciamo, né all'età né al suo aspetto fisico. Ci mancherebbe altro. Senta, voi però ve la state prendendo molto contro il Rosatellum, al di là che poi abbiamo fatto un servizio carino per cercare di capire che hanno capito gli italiani del Rosatellum. Pochissimo, immagino, ma è l'obiettivo del sistema, adesso è questo, non far capire niente al popolo però, italiano. Però dicendo che così, vabbè, che è una legge fatta contro di voi perché voi non vi coalizzate, ma che comunque per l'ennesima volta i cittadini non potranno scegliere i propri rappresentanti. Ma nella legge che voi avevate sostenuto precedentemente, il Tedeschellum, che poi è saltata, adesso è inutile andare a vedere i motivi perché tanto ormai sarebbe è saltata. Utile però. Dico però neanche lì c'era la possibilità, infatti, di noi, come si ricorderà, i propri rappresentanti, anche lì erano candidature blindate da tutte le parti. Ma infatti quella legge, come lei si ricorderà perfettamente, noi avevamo proposto tre emendamenti, uno appunto per permettere che quella legge fosse applicata in tutta Italia, anche nel Trentino Alto Adige, perché fino a prova contraria fa parte dell'Italia, due per ottenere il voto disgiunto e tre per inserire le preferenze, per cui il Movimento 5 Stelle quella legge non l'ha votata senza le preferenze. È vero che quell'impianto iniziale prevedeva i nominati, per questo noi in Parlamento abbiamo depositato una modifica, questo fa il Parlamento, questo fa una forza politica, per inserire le preferenze all'interno di quella legge, diciamo, sul modello tedesco. Per cui questa è un'occasione, una accusa, non ce l'ho con lei, strumentale. Senza da parte di coloro. Senza quelle preferenze non l'avreste votata assolutamente. Facemmo una riunione del Movimento 5 Stelle nel quinto piano di Palazzo dei Gruppi e si decise a larghissima maggioranza che senza l'emendamento sul voto disgiunto, che è un altro diritto che si dà al cittadino di fare due X, e senza le preferenze non avremmo votato quella legge finale. Allora, io voglio vedere come sta il sentiment adesso, perché non l'abbiamo visto all'inizio. Lo vedo che sta a favore per il 49%, se non sbaglio. 49%, vero sì. Antonio Noto? Sì, è così. Era iniziato con il 47%, quindi è iniziato già alto. C'è stato un trend di due punti quando è iniziato a parlare della legge elettorale, per cui in questo momento è al 49%. Vuol dire che ciò che ha detto è stato gradito dal 49%. Del nostro campione. E ne torneremo senz'altro a parlare. Prima però voglio farvi vedere un servizio e poi do la parola naturalmente subito ad Aldo, perché il Movimento 5 Stelle si è dichiarato a favore, ha dato indicazione di votare sì per il referendum in Veneto e in Lombardia. Diciamo che noi consideriamo qualsiasi forma di espressione da parte del cittadino più che positiva e poi abbiamo ritenuto sempre maggiore autonomia per quanto riguarda le regioni qualcosa di utile. Però adesso che il governatore Zaia chiede lo status di regione a statuto speciale. Il referendum prevedeva altro, tra l'altro il referendum in Lombardia lo scrissero gli stessi. Ma voi la sosterreste quella richiesta o no? Quello che è arrivato, tra l'altro non si può ignorare il fatto che abbiamo votato, credo, oltre 5 milioni di cittadini tra Veneto e Lombardia, quindi non si può ignorare.
Quel che io posso dire è che qualora il Movimento 5 Stelle diventasse governo del Paese, sì, si siederebbe al tavolo con i governatori di queste regioni per trovare la soluzione migliore per garantire maggiore autonomia a queste regioni. Però questo no, dico. Senza arrivare a una riforma costituzionale che gli permetterebbe questo di essere referendum già è collegato ad un articolo della Costituzione che prevede la possibilità di garantire su alcuni settori che sono istruzione, turismo, scuola, eccetera, eccetera, maggiore autonomia alle regioni. Sì. Io ho sempre pensato che... Ma statuto speciale è diverso. Infatti è una cosa diversa, ma non è che il referendum che è stato fatto in questi giorni prevedeva questo. Prevedeva maggiore autonomia ai cittadini lombardi e veneti hanno questo questo. Ma di fronte a quella richiesta voi direste sì o no? Noi diremmo sì, qualora fossimo governo del Paese, in base a quel che è uscito dal quesito referendario. E il quesito referendario prevedeva altro. Va bene, allora vuoi intervenire su questo perché poi voglio far vedere un servizio di Alessandro Poggi che è andato un po' in giro il giorno del... ecco. Allora lo mando subito il servizio, se no... La chiave dell'autonomia però sono i soldi, Di Battista. Cioè, Zaia ha già detto, l'obiettivo è trattenere i 9 decimi delle tasse dei Veneti in Veneto. Ma come lei sa, il residuo fiscale non era inserito all'interno del quesito. E non è neanche in Costituzione, sì, quindi bisognerebbe fare una riforma federalista. Voi sareste disponibili a trattenere la gran parte delle tasse che pagano i cittadini di una regione nella regione? Io ricordo, Don Lorenzo Milani disse, non c'è giustizia più ingiusta che fare parti uguali fra diseguali. Vanno aggrediti gli sprechi in tutte le regioni d'Italia, ma se c'è una regione che in questo momento è più in difficoltà, per me deve essere sostenuta dallo Stato centrale. Poi purtroppo spesso le regioni maggiormente in difficoltà sono state sostenute, ma i politici che le hanno amministrate hanno sperperato quel denaro. In Sicilia doveva finire? Ce la fa Cancellieri? In Sicilia oggi, se non sbaglio, è stato condannato un altro in lista, nella lista proprio collegata a Musumeci. Io quello che vorrei dire ai siciliani è innanzitutto andare a votare, perché io la capisco l'indignazione. Però se non si va a votare si votano gli impresentabili. Gli impresentabili vengono inseriti nelle liste proprio perché portano pacchetti di voto. C'è un altro in una lista collegata a Musumeci che è agli arresti domiciliari, cioè fa campagna elettorale dagli arresti domiciliari, però magari garantisce dei pacchetti di voti ai partiti. Quindi innanzitutto i siciliani devono andare a votare, devono capire che se si vota Musumeci si vota Micciche, si vota Lombardo, si vota Cuffaro. In Sicilia, prima di Crocetta, che è stata poi una presidenza drammatica, lo dicono tutti, gli ultimi due presidenti di regione, Cuffaro e Lombardo, Lombardo è stato condannato per voto di scambio a 2 anni e Cuffaro è finito in carcere per favoreggiamento a Cosa Nostra. Penso che la Sicilia abbia il diritto ma anche il dovere di cambiare. Io degli italiani, di tutti gli italiani che si lamentano e basta e continuano ad abbassare la testa e magari a votare l'amico dell'amico perché gli garantisce un buono di benzina o un buono per la spesa, ne ho le scatole piene. Gli italiani devono capire che sono loro i responsabili del loro futuro. Senta. Spero che in Sicilia il Movimento 5 Stelle ce la faccia. Senta, onorevole Battista, il servizio lo vediamo dopo perché per 3 minuti dobbiamo dare la pubblicità, se no mi accusano di scavalcare la pubblicità. Prego. Facendo perdere soldi preziosissimi alla RAI, cosa che assolutamente non ho intenzione in nessun modo di fare. Ma lei pensa che con il Rosatellum, che ormai sarà approvato, perché insomma... Io mi auguro che il Presidente Mattarella non lo firmi. Ci spero ancora. Ci spero ancora, sembra complicato. Mattarella era giudice della Corte Costituzionale quando venne bocciato l'Italia e il Porcellum. E poi firmò l'Italicum e Mattarella si è sbagliato, perché ha firmato una legge incostituzionale. Ma con quel mi sistema, auguro che non lo firmi. Con quel sistema sarebbe per voi impossibile vincere le elezioni? No, questo nessuna però legge... Però vi dovreste comunque dopo alleare con qualcuno. Allora, cercherò di essere chiaro. Questa fino a prova contraria è una repubblica parlamentare, che significa che qualora dovessimo avere la maggioranza alle elezioni, il Presidente della Repubblica ci dovrà dare l'incarico di governo. Che sarebbe il 40%. Vedremo in base anche ai seggi. E qualora appunto dovessimo avere l'incarico di governo ci presenteremo alla Camera e al Senato come vuole la Costituzione e diremo ai parlamentari, questo è il nostro programma, date o non date la fiducia a questo governo, però mi scusi, il problema non è... Quindi a quel punto dovreste rivolgervi ad altre forze politiche? Comunque. Per approvare delle leggi ci vuole sempre la maggioranza dei parlamentari. Ma guardi che a me è capitato... Anche per avere la fiducia? Certo, ma in questa legislatura a me è capitato di votare dei provvedimenti con il PD. Sì. Se sono buoni i provvedimenti però io li voto volentieri. Però poter contare su una forza parlamentare dipenderà da che voti prenderemo. Però guardi, oltre ad essere una legge contro il Movimento 5 Stelle... Perché dobbiamo andare in pubblicità? Rapidissimo. Un Parlamento composto da nominati farà gli interessi di coloro che li nominano, non dei cittadini che di fatto non li eleggono. Per questo passano
leggi infami negli ultimi, sono passate leggi infami, perché i parlamentari sono nominati da segretari di partito. Ne discutiamo subito dopo, e in questo caso però anche voi, perché essendoci Rosatello, tutti dovete essere nominati. Purtroppo anche la legge attuale che ci ha fatto entrare in Parlamento è incostituzionale, allora, ma non l'abbiamo fatta noi. Andiamo in pubblicità e torneremo tra pochissimo, sempre qui con Di Battista. Le opinioni di chi è andato a votare a Milano, che poi è stata la città che dove si è votato meno, perché molto più nella provincia che non, e anche nel Veneto, molto più nella provincia che non a Venezia. Allora, veniamo alle vicende di Banca Italia. Voi non avete votato la mozione che è stata presentata dal PD, dove di fatto si chiedeva la non riconferma dei vertici, perché si diceva appunto, si dava un giudizio negativo del loro operato, che era però praticamente molto simile a quella vostra che era stata presentata. Diciamo che la nostra era più dura. Era più dura, però insomma il succo era quello, diciamoci la verità. Votato la nostra. Però la vostra è stata bocciata, quella invece poteva essere passare anche col vostro voto. È passata. Ma voi perché vi siete o non l'avete dato il voto? Perché riteniamo appunto che fosse, visto che comunque opportuno. La vostra era più dura, ma il significato era quello. Però era più dura, quindi siamo l'opposizione, quindi abbiamo il diritto dovere di presentare atti anche più duri. Però io non penso che la Banca d'Italia sia la sola responsabile dei crack, dei disastri delle banche italiane. Penso che oggi Renzi e la Boschi vogliano rifarsi una virginità dopo che hanno assaltato il risparmio dei cittadini. E penso che i responsabili siano stati senz'altro coloro che hanno poco vigilato, quindi non soltanto Banca d'Italia ma anche Consob, ma i partiti politici che hanno spolpato le banche. MPS è la banca del Partito Democratico, Banca Etruria è una banca riconducibile alla famiglia Boschi e sono state spolpate, Veneto Banca, la Banca di Vicenza, spolpate magari da amministratori legati ad altri partiti politici nel nord. E penso che oggi occorra per prima cosa una legge sulla trasparenza di Banca Italia, affinché sia il Parlamento ad eleggere il governatore di Banca d'Italia, e un'altra legge fondamentale. Quindi non che più c'è. Il governo. Attualmente è il Presidente non della Repubblica che nomina il governatore, del indicazione del governo. Questo per eliminare alcuni conflitti di interesse. Abbiamo anche proposto una cosa che secondo me molto interessante. Pensi che cosa succede se lo deve eleggere il Parlamento? Però. Si rischia mesi e mesi, non sono riusciti a eleggere i giudici della Corte Costituzionale, non si mettevano d'accordo, no? Rischiamo lo stallo assoluto. Noi abbiamo scritto una riforma sulla governance di Banca d'Italia e c'è un articolo che ha scritto il mio collega Alessio Villarosa che è interessante. Noi vogliamo che gli amministratori delegati delle banche private versino il 30% dei loro stipendi e questi soldi vengano messi in un fondo gestito da Banca d'Italia e questi soldi li vengano restituiti 5 anni dopo che finiscono il loro mandato come amministratori delegati delle banche. Questo per avere un gruzzolo, per salvaguardare i risparmi dei risparmiatori che sono stati truffati. Se poi, dottoressa, l'essenziale è dividere le banche d'affari dalle banche commerciali, perché alcuni risparmiatori mettono i loro denari in una banca d'affari e con questi soldi ci fanno delle operazioni di speculazione e poi le banche falliscono in questo modo. Certo, e soprattutto molti di quei risparmiatori non sanno che quei soldi vengono utilizzati. Esattamente questo è il problema. Che è quello che è successo, perché poi molti sono stati imbrogliati dicendogli a noi i tuoi soldi sono al sicuro e invece venivano utilizzati. Esattamente, per si sono fidati magari di alcuni direttori di banca. Esattamente, speculazioni finanziarie e ci hanno rimesso tutto. Assolutamente. E adesso noi faremo vedere una di queste storie. Però io volevo chiedere proprio questa, tra l'altro di una persona particolarmente disagiata che insomma gli avevano dato garanzie assolute, gli hanno detto tranquillo, qui i tuoi soldi sono al sicuro e questo ha perso 1 milione di euro che per lui erano davvero tantissimi perché tra l'altro ha anche un problema di malattia piuttosto serio. Ecco, diciamo, il governo rispetto a queste persone truffate dalle loro banche, perché si sono fidate, gli hanno detto investi i soldi qui, investi in obbligazioni secondarie, investi, cioè gente che, come noi che non ci capiamo niente, io non avrei investito in niente, che non mi sarei fidata assolutamente, certo. Cioè se non sei un esperto non ti vai a mettere. Questi si fidavano perché era la piccola banca, la banca di paese. Che cosa avrebbe dovuto fare il governo che non ha fatto secondo lei e che voi invece avreste fatto? Colgo l'occasione per spiegare una volta per tutte cosa era al movimento, cioè ci domandano siete di destra o di sinistra. Il movimento non è minimamente statalista, però io credo che una banca pubblica di investimento sia un diritto per i popoli. Una banca pubblica di investimento c'è in Germania, pubblica e di investimento, che appartiene appunto allo Stato tedesco. Quando sono fallite queste banche, sono state fatte fallire,
Il governo Gentiloni in 14 minuti di Consiglio dei Ministri ha tirato fuori 5 miliardi di euro di denari pubblici di tutti noi cittadini e li ha regalati a Intesa San Paolo, che si è comprata queste due banche al costo di un euro entrambe, 50 centesimi di euro a banca. Quello che avrebbe fatto il Movimento 5 Stelle se tira fuori dei soldi che sono denari dei cittadini per salvare una banca è nazionalizzare quella banca. Però, scusi, non è che gli ha dati Intesa i soldi, no? Gli ha dati Intesa, no, dottor Cazzulli. Non è che gli ha dati a Intesa. Gli Intesa, cioè, fondo ha rivelato una si è fatta carico di queste banche e lo Stato si è fatto carico dei debiti. Non è che gli ha preso Intesa i soldi, sì, se no, detto così. Dottor Cazzulli, gli ha proprio preso Intesa e Intesa San Paolo si è presa la parte buona, questa good company sì, della banca. Ma ha preso i soldi sono serviti per il buco della banca. Sono soldi pubblici finiti nelle casse di Intesa San Paolo, glielo posso garantire, questo è il dramma, e l'ha tirati fuori in 14 minuti di Consiglio dei Ministri il tempo di andare a prelevare in un bancomat, perché noi, appunto, io credo che una banca, nel momento in cui i soldi li tirano fuori i cittadini italiani, quella banca si nazionalizza. Ma lei pensa davvero che sarebbe stato possibile nazionalizzare sì. queste banche dopo che il Parlamento europeo aveva votato un provvedimento ci che sono di tutto... fatto lo impediva, il cosiddetto ci sono in tutto il ma di fatto è stato raggirato il bail-in che tra l'altro è stato votato. Il bail-in significa di fatto salvataggio delle banche. Da parte dello Stato. Beh, in realtà anche con il denaro dei risparmiatori. Sì. E come sapete la Repubblica Italiana, la Costituzione della Repubblica Italiana tutela e incoraggia il risparmio. Ci sono banche pubbliche di investimento che sostengono le imprese in tutti gli stati del mondo. Non soltanto negli stati, non so, comunisti o socialisti, sì, però da noi ma anche negli avamposti del capitalismo. Ma non è per vero. Quella normativa europea. Ma tanto è vero, questi soldi di denari pubblici sono finiti in Intesa San Paolo. Ormai quella normativa viene raggirata perché si sono resi. Diciamo momentanea. Per me è diritto delle imprese e dei cittadini avere una banca pubblica capace di sostenere le famiglie e le imprese. Senta, ma perché non accettate, Di Maio non accetta e anche lei oggi ha detto che non lo accettato. No. Ma no, aspetti, faccia finire la domanda. Il confronto televisivo che vi è stato chiesto ieri da Mariana Boschi, che ha detto basta, mi sono stufata delle bugie che vengono dette continuamente su di me, sono pronta Beh. A un confronto televisivo con Luigi Di Maio. Beh. Perché Di Maio gli ha risposto, non in televisione ma in piazza davanti ai truffati della Banca Etruria. Ma intanto fatelo in televisione, poi lo andrete Però a fare anche in piazza davanti ai truffati della Banca Etruria. Perché no? Fui io a scrivere la mozione. È stata la prima a dire ci avete paura allora. Fui io a scrivere la mozione di sfiducia alla Boschi e feci io il discorso in aula durante quella sfiducia. Da quel giorno io avrò sfidato ad un confronto Maria Elena Boschi decine di volte. Io non mi ha mai risposto. Oggi che il Partito Democratico, anzi il clan renziano, è alla canna del gas, si dimenano piuttosto in maniera piuttosto confusa perché vogliono far credere che loro che hanno massacrato i risparmiatori siano dalla parte dei risparmiatori. Io, a me piacerebbe anche a me fare un bel confronto con la Boschi e dato che sono un galantuomo lo potremmo fare a casa sua, andrei io in trasferta, lo facciamo in una piazza di Arezzo. Ma perché non in TV? Perché è opportuno fare certi confronti anche in piazza per vedere, lei prima parlava di sentiment, per vedere il sentiment appunto dei cittadini. Io mi sono beccato l'altro giorno qualche fischio, tre fischi dall'altro, è diventata la notizia principale di tutti i quotidiani italiani. Oggi vedo che Renzi è costretto a uscire dalle vie secondarie, dalle stazioni per le contestazioni che riceve, ma i telegiornali nazionali non ne parlano, qualche giornale online. Ecco, io penso che i politici, che sono rappresentanti del popolo italiano, abbiano il dovere di confrontarsi con un giornalista che però ha il dovere di fare domande, magari in piazza. Se c'è una bella vediamo trasmissione chi ha paura. Televisiva, sono costretti a parlarne. Ma come vede, io vengo in tutte le trasmissioni e penso che la Boschi... ma tra voi due. L'ho sfidata decine di volte in trasmissioni televisive. Oggi abbia il coraggio di andare ad Arezzo, a casa sua. Perché non la fanno, secondo te, in televisione? A parte che Vespa si è subito offerto che credo. Ci pensa secondo lui, me se insiste la Boschi già ha detto di sì. Immagino, da Vespa. Bianca, secondo me se insiste noi soffriamo pure. Se insiste ancora un po' la fanno. Anzi, siamo contenti. Sì, se insiste ancora un po' la fanno. Dai, portiamo magari anche un pubblico ancora più vasto. Lei ha un contratto da giornalista qui Rai, immagino, mentre Vespa no, ha un contratto da artista. A me questa cosa non mi è andata giù, tra l'altro. Benissimo, allora venitelo a fare qui. Convinca la Boschi a venire a farlo qui. Ci vengo molto volentieri. Invece, visto che lei già si è posizionata... No, perché guadagna come con un contratto d'artista oltre 1 milione di euro all'anno per aggirare quella legge che è passata, giusto o sbagliata che sia, del tetto di 240.000 euro all'anno per i dipendenti, diciamo, Rai. Per me questi sono tutti sotterfugi inaccettabili in questo paese fatto alla rovescia, dove, ripeto, i corrotti fanno le leggi anticorruzione, chi inquina fa le leggi ambientali e le leggi sulla
sulla trasparenza bancaria vengono scritte nei consigli di amministrazione delle banche private. Senta, come risponde a Berlusconi che ha detto che i parlamentari di 5 Stelle sono ormai dei professionisti della politica, anzi hanno solo questo mestiere in mano perché l'86% di voi non ha mai lavorato? Beh, io ho lavorato, ho quasi due lauree, vorrei prendere la seconda in storia moderna e contemporanea, un master in tutela dei diritti umani. Sì, ci considera inesperti. Allora a Berlusconi gli dico che in effetti io non ho mai fondato un partito con Dell'Utri che è in carcere per mafia, non ho mai fatto leggi ad personam, non ho mai votato leggi incostituzionali e non mi sono mai fatto gli affari miei, quindi sono estremamente inesperto rispetto ai suoi standard. Perché no allo Ius Soli? Anche voi siete preoccupati dai sondaggi negativi? No, noi ci siamo astenuti alla Camera e abbiamo sempre ritenuto, poi questa è la posizione del Movimento 5 Stelle, può essere d'accordo o meno, che la questione relativa alla cittadinanza italiana sia connessa ovviamente alla cittadinanza europea, sia una questione da affrontare per bene in ambito europeo. Questa è la nostra posizione, quindi ci siamo astenuti alla Camera e qualora dovesse arrivare al Senato, io non so se arriverà mai, è il PD che dice che la porterà, io non lo che so. Che la porterà con la fiducia, voi non la votereste comunque se arrivasse? La fiducia non la voteremo no, mai. No, non la se arrivasse senza fiducia. La nostra posizione è che noi ci asteniamo allo Ius Soli. Però al Senato vale un voto contrario. È la nostra posizione. Senta, la sindaca di Torino, Chiara Appendino, risulta indagata per falso in atto pubblico in relazione al bilancio di assestamento del 2016. Luigi Di Maio dice che il movimento è sotto attacco. Ecco, non le sembra, francamente, di ripetere quando qualcuno di voi, o almeno in questo caso, viene coinvolto in un'indagine giudiziaria, un po' le stesse parole che venivano utilizzate tanto tempo fa da Berlusconi, cioè anche voi gridate ai magistrati dicono che fanno politica, cioè il nostro sistema è sotto attacco. No, ma le parole di Luigi, mi credo, sono state totalmente travisate. La magistratura fa il proprio mestiere, massima fiducia. E lui intendeva, e ha ragione, che sono ormai mesi che amministratori del Partito Democratico dovunque denunciano, fanno denunce su denunce rispetto al Movimento 5 Stelle. Anche io vengo denunciato costantemente per diffamazione, per cui l'obiettivo è quello di farci avere un avviso di garanzia, così tutti i giornali aprono con Chiara Appendino, e tra l'altro questo debito riguarda un debito fatto da Fassino, vedete qua, ripeto, in atto pubblico, parla sempre 5 milioni di euro di debito, se non sbaglio, che è un debito fuori bilancio che abbiamo trovato amministrato da Fassino, che ha amministrato Torino prima di Chiara. Nel mondo alla rovescia il Partito Democratico fa i debiti, noi proviamo, Chiara Appendino prova a sistemare i conti lasciati in rosso al Partito Democratico e si becca la denuncia, però c'è massima fiducia nella magistratura. Tu che dici? Perché c'è chi dice che ormai stanno diventando un po' un partito come tutti gli altri, stanno perdendo quelle che erano le origini del vostro movimento. Se gli altri applicassero il nostro codice etico resterebbero in quattro. Saviano, però voglio farvi Cazzulla ha parlato di vitalizi, Che fine ha fatto la legge sui vitalizi? Chiedeteglielo. Adesso ce l'abbiamo Richetti, quindi glielo chiederemo. Perché non mettono la fiducia sull'abolizione dei vitalizi, ma la mettono sull'abolizione della democrazia? È comodo, no? Mettere la fiducia su una legge che crea un Parlamento di nominati. La mettessero sull'abolizione dei vitalizi. Perché non la mettono? Perché hanno paura di abolirli, perché li prendono. Perché hanno paura che il 5 Stelle vinca una battaglia. Anche se non si possono più chiamare vitalizi, perché in realtà è chiamatele come vi pare, ci costano 200 milioni di euro all'anno. Senta, voglio farle vedere un sondaggio che voi dite noi non ci alleiamo, che almeno per quanto diciamo sono attendibili i sondaggi, fa vedere come anche il vostro elettorato sta cambiando. Tempo fa il vostro elettorato non avrebbe voluto farvi alleare con nessuno, invece adesso probabilmente vi chiede anche di impegnarvi in responsabilità di governo. E allora, se il Movimento 5 Stelle sarà primo partito ma senza la maggioranza dei deputati, deve allearsi con altri, sì, deve allearsi con partiti con cui condivide un programma, dice il 55% degli italiani e il 44% degli elettori del Movimento 5 Stelle, non deve allearsi in nessun caso, 38 italiani, 52 Movimento 5 Stelle. Andiamo a vedere l'altra domanda che abbiamo fatto, con chi vi dovreste alleare? Eccola qui, questa è stata fatta solo ai elettori Movimento 5 Stelle, che sono per le alleanze, con chi dovreste governare, con MDP e la sinistra, quindi Democratici Progressisti, Bersani, con la Lega e Fratelli d'Italia al 38%, mentre gli altri sono il 52%, con chiunque pur di governare dice il 5%, però sono un po' pochi, senza opinione il 5%. Non significa questo che comunque chi vi vota vuole a questo punto che voi vi impegnate in responsabilità di governo e anche alleandovi con delle altre forze in Parlamento dopo il voto? Ma a me piace. No, a me piacerebbe assolutamente governare, questo lo decideranno i cittadini, però con chi mi dovrei alleare? A me Bersani mi sta simpatico.
Però rivotando Napolitano, lui che doveva smacchiare il giaguaro ha avallato però il governo dell'inciucio. Adesso è finita l'elezione Napolitano, potete ripensarci. Questo paese ha un grande deficit di memoria. Coltivare la memoria è dare ai cittadini italiani una bella arma di indipendenza e autonomia. Con chi ci dovremmo alleare? Con la Meloni che ha votato la legge Fornero? No, ma dico, con la Lega che ha governato con Berlusconi e ha votato la legge Attenzione. Con la Lega lei lo esclude? Io escludo l'alleanza con tutti. Con io tutti. Piaccio, anche con piaccio, Bersani che l'ha mi simpatico. Sono candidato nel Movimento 5 Stelle perché c'era scritto che non si sarebbe alleato. Piaccia o non piaccia. Questa è una nostra scelta, mi auguro che i cittadini italiani apprezzino la coerenza. Anche se questo significherà non cercare di cambiare il paese governando. Ma questo dipenderà dai voti, perché se dovessimo avere la maggioranza e Mattarella ci dovesse dare l'incarico di governo, ci presenteremo alla Camera e diremo, io già glielo dico quello che diremo alle Camere, che ci sono 5 priorità in questo paese. Un reddito immediato di cittadinanza per contrastare la povertà, una legge anticorruzione perché la corruzione è l'arma principale in mano alle mafie, una legge sul conflitto di interessi. Sono 20 anni, Cazzullo, è da quando avevo 25 anni che sento parlare di conflitto di interesse e non è mai stato risolto, delle misure straordinarie a sostegno delle piccole e medie imprese e un contrasto alla criminalità organizzata. Allora, scusate. Ma adesso il problema mio non è il cellulare, chiaramente, però i pannolini, ma non perché ho imparato a cambiarli, però non, se, mi prenderanno in giro per questa cosa, però io ho speso in un mese 110 euro i pannolini. Perché costano molto. Secondo me un paese civile il Ministero della Salute dovrebbe passare, perché io ho uno stipendio da parlamentare, ipertagliato, ma guadagno più di 3.000 euro al mese, più dei benefit, certo, me lo posso ci permettere. Ci sono molte persone che ci non sono, ma un ragazzo che guadagna 1.400 euro e ha magari un mutuo da pagare e la compagna non lavora, ma come fa a pagarsi 120 euro al mese di pannolini? Ma infatti perché non si fanno più figli in Italia? Ma guardi che queste cose, è un paese che non agevola appunto la possibilità da parte di fare figli, è un paese morto. Vediamo il sentiment per Di Battista, per Alessandro Di Battista e poi finiamo per la clip di Beppe Grillo. Sì, il livello di gradimento a ciò che ha detto l'onorevole Di Battista spesso in studio è arrivato al 54%, è stato un trend positivo per tutta la durata dell'intervista, il punto più alto l'ha raggiunto quando ha iniziato a parlare delle banche. Poi vediamo come è diviso tra i vari profili, sicuramente più donne che uomini e poi una cosa particolare, il gradimento non è stato alto solo tra i giovanissimi che si poteva pensare che prima il Movimento 5 Stelle fosse concentrato solo in un target molto giovanile, ma la fascia di età che ha dato più consenso a Di Battista è stato tra i 35 e i 54 anni. Il consenso è stato più o meno polverizzato su tutto il territorio nazionale, non ci sono aree geografiche che emergono particolarmente, quindi abbastanza spelmato, e una curiosità politica, alleanze, non alleanze, ecco, tra gli oppositori al Movimento 5 Stelle la maggioranza degli elettori della Lega ha condiviso le parole di Di Battista. E questo sempre, ogni volta viene che gli elettori della Lega sempre, diciamo, forse Lega e Movimento 5 Stelle. Questo che è un inizio di autocritica, secondo lei? Ma l'autocritica è sempre sana, però anche a me è capitato in questi 5 anni di sbagliare parole, alle volte, mica sono perfetto, per l'amor di Dio, però non abbiamo mai messo le mani nelle tasche dei cittadini, anzi abbiamo restituito una valanga di denari ai cittadini italiani. Grazie, grazie Alessandro Di Battista per essere stato con noi.